Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di prodotti terminati del periodo. Infatti qui ho un mega bustone pieno di prodotti che ho finito nell'ultimo periodo. Il primo prodotto che mi viene sotto mano è l'Hydra Bomb di Garnier. Questa qui è una maschera in tessuto idratante e rivitalizzante che si fa in circa 15 minuti, anche se poi io diciamo che le lascio sempre in posa molto di più le maschere in tessuto. Mi è piaciuta un sacco questa maschera, prima di tutto per la forma della maschera in tessuto di per sé, perché riesce a prendere bene tutto il viso e soprattutto non scivola via, quindi se state in piedi non vi cade la maschera, cosa che a me capita molto spesso con altre tipologie di maschere in tessuto. Inoltre quello che promette lo fa, perché dopo che ho fatto la maschera avevo una pelle bella idratata e luminosa, e per il costo che ha è veramente molto valida secondo me, perché io dunque l'ho pagata all'Esselunga, che era addirittura scontata, se non sbaglio l'ho pagata 1,95 euro, quindi niente. E quindi questa qui ve la straconsiglio, se vi capita di trovarla addirittura scontata ancora meglio, fate scorta. Io sicuramente, se tornando all'Esselunga le dovessi trovare scontate, penso che prenderei tutto lo stand, ecco. Ho finito poi questo detergente qui di Dr. Jart, chiama Derma Clear Microfoam. Si tratta di un detergente viso che fa una leggera schiumetta quando andate a inumidire il viso con l'acqua. Pulisce bene in profondità la pelle, non me ne sono innamorata follemente, diciamo che ho dei detergenti che preferisco a questo, quindi non lo ricomprerei. Ho finito questa confezione del Glow Tonic di Pixi Beauty, che sapete che è il mio tonico della vita, lo uso da ormai sarà un anno almeno che utilizzo questo tonico, soprattutto la sera. Questa confezione qui era da 500 ml e ce n'era veramente una scorta vita, devo dire che in realtà non l'ho finito tutto, perché l'ultima parte rimanente l'ho travasata in un vasetto più piccolo, sempre del Glow Tonic, così che nel cassetto del bagno ci sta molto più comodamente. Invece questo qui, essendo così gigante, non ci entrava e quindi lo dovevo lasciare lì sul lavandino, e la cosa mi disturbava un pochino. Sapete quanto lo adoro? Su Instagram credo di avermene parlato fino alla nausea. È un tonico che contiene il 5% di acido glicolico, e l'acido glicolico è un esfoliante naturale contenuto anche ad esempio nella frutta. Questo qui ve lo straconsiglio, se andate da Sephora trovate la mini size che è un 100 ml, quindi se non volete comprare il botticino enorme prendete quello piccolino da viaggio e comunque riuscite a fare almeno un mesetto con quello lì. Allora, altro prodotto che mi viene sotto mano è questa maschera all'argilla viola di Sephora. E questa qui è una maschera idratante e lisciante. Qui c'è scritto per 4 utilizzi, ma io penso di averne fatti almeno 10. L'ho utilizzata spesso, diciamo nel periodo di giugno, prima di andare poi in Sicilia. E non è male, devo dire che per essere all'argilla è abbastanza delicata, non mi secca la pelle. L'effetto lisciante io lo vedevo. Quindi questa qui costa 5,90 euro, e per gli utilizzi che ce ne sono all'interno ve la consiglio comunque, io mi sono trovata abbastanza bene. Ho finito poi questa combo di shampoo e balsamo di Redken. Questa qui è la linea All Soft Mega con Protein Complex. Questa linea qui mi piace un sacco perché mi lascia i capelli belli morbidi e poi ha un profumo di pera pazzesco, almeno io ci sento la pera all'interno, io adoro il profumo di pera. Ho finito poi questo mega struccante bifasico di Puro Bio. E questo qui mi è piaciuto tantissimo, è super delicato e poi vabbè, adesso non lo vedete, però in realtà è giallo quando l'acquistate, il prodotto all'interno è giallo e già solo per quello, sapete che adoro il giallo d'estate, mi è piaciuto già solo per quello. A parte gli scherzi, questo qui è biologico, vegano e nickel tested, quindi se avete qualche intolleranza, allergia o anche solamente una pelle molto sensibile, questo qui è perfetto per voi. E io mi ci sono trovata veramente molto molto bene, strucca anche il trucco waterproof. Ho terminato poi questo dischetto esfoliante di Shiseido. Questo qui è il Bio Performance Super Exfoliating Disc. È un dischetto in tessuto che contiene all'interno una polvere che viene attivata una volta che andate a metterlo sotto l'acqua. E praticamente si crea una sorta di cremina all'interno di questo dischetto di tessuto e voi lo andate a passare con movimenti circolari molto delicati su tutto il viso,
ed è molto carino da fare, ha un costo piuttosto elevato però, quindi in ogni caso, anche se mi sono trovata benissimo, non lo ricomprerei. Però se volete provarlo, è una cosa molto carina e veloce, magari anche da portare in vacanza, perché è un dischetto monouso, nel senso ha una bustina, la aprite, utilizzate il prodotto e poi non si può più riutilizzare. Ho finito questo struccante in olio di Kiehl's e questo qui è il Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. In realtà questa è già la seconda confezione che finisco. È proprio un olio che voi andate a utilizzare senza nessun dischetto, salvietta o spugnetta. Questo qui lo trovo ottimo più che per rimuovere tutto il trucco, soprattutto per labbra e viso, perché devo dire che ogni tanto sugli occhi avevo difficoltà a rimuovere soprattutto il mascara e ogni tanto devo dire che mi bruciava anche un pochino gli occhi. Per il resto comunque mi piace tantissimo come prodotto. Ho finito questo prodotto di Redken che si chiama Pillow Proof Blow Dry Today Extender ed è uno shampoo secco molto valido, nulla da dire. Non lo ricomprerei perché io utilizzo quasi sempre quello di Garnier e mi ci trovo molto bene e costa molto di meno. Ho finito poi questa lozione di Herborist, si chiama Time Reverse Lotion Tonic Anti-Age. Ecco, questo è il prodotto. Nulla di che secondo me, ragazzi, è una lozione di anti-age, secondo me non ha nulla, non è idratante. L'ho finita proprio un po' a fatica perché appunto non mi piaceva tantissimo. Lo utilizzavo al mattino dopo aver deterso il viso senza dischetti, perché essendo una lozione proprio così sulle mani e andavo a tamponare sul viso, ma appunto non è un prodotto che mi ha fatto battere il cuore. Sempre di Herborist ho terminato anche questa mousse, si chiama Silky All Day Softening Cleansing Foam. È una mousse detergente per il viso, un po' lo stesso discorso della lozione. È un prodotto valido sicuramente, ma primo per il costo che ha non lo ricomprerei e secondo è un nel senso che sì, ok, è valido, però no, non lo ricomprerei. Passiamo a un prodottino di make up. Ho finito questa cipria che, se mi seguite da un po' di mesi, sapete quanto ho amato, è la Natural Side Compact Powder di Pupa. E è proprio terminata, come vedete questa zona qui esterna non riesco a prenderla in nessun modo. E questa qui è veramente fantastica. Qui c'è scritto cipria compatta mattificante, 100% ingredienti di origine naturale. Ha solo una piccola pecca secondo me, ovvero la colorazione, perché questa è la colorazione 001 e come vedete non è chiarissima. Difatti io l'ho utilizzata nel periodo che ero al mare e in cui ero abbronzata. Però appunto durante l'inverno purtroppo penso che non riuscirei a utilizzarla, perché pur essendo la più chiara della gamma è comunque troppo scura per il mio incarnato. Ho finito, se così si può dire, questa spugnetta Beauty Blender. Questa qui, se non sbaglio, era la linea Nude, adesso non mi ricordo il nome esatto. Non sono stata a lavarla perché appunto è tutta distrutta, cioè tutte le crepe e robe varie. Mi piace abbastanza perché è molto molto morbida. Secondo me comunque non vale il prezzo che ha, nel senso che quasi 17 euro per una spugnetta, anche no. Però nonostante questo continuo a comprarle, quindi forse sì. Vabbè, insomma, sì, Beauty Blender mi piacciono un sacco, alla fine provo tante altre spugnette ma poi ritorno sempre sulle Beauty Blender perché sono le più morbide. Devo dire che mi piace tanto anche quella di Nabla adesso, quindi forse, siccome costa anche di meno, prossima volta comprerò di nuovo quella di Nabla, non saprei, vedremo. Ho finito questo prodotto anticellulite di Clarin, questo qui è il Body Fit Anticellulite Contouring Expert. Sì, dovrebbe liftare, ridurre gli inestetismi della cellulite. Ecco, il prodotto è questo. Questo qui è un 200 ml. A me è piaciuto un sacco, non tanto perché ho visto chissà che risultati sulla cellulite, perché non ne ho tantissima. In realtà è più ritenzione idrica quella che ho io. Mi è piaciuto molto perché, a parte avere un profumo pazzesco, quando lo applicate sentite una sensazione di freschezza sulle gambe che vi giuro che in estate è un toccasana proprio. E poi notavo proprio che la pelle delle gambe era più liscia e soprattutto più compatta, e quindi questo qui, quando finirò gli altri prodotti corpo, penso che lo andrò a ricomprare. Tra l'altro c'è anche la versione più grande, penso che comprerò quella perché è più conveniente e mi è piaciuto veramente tanto. Ho finito questa maschera di Pupa, maschera anti-age contorno occhi e rughe naso labiali.
Queste maschere qui di pupa in tessuto a me non piacciono, non è la prima che provo, ma trovo proprio che non facciano nulla di quello che dicono e non facciano nulla in generale, cioè sono tipo dei pezzetti di tessuto imbevuti di acqua, sembra, e quindi queste qui proprio non mi piacciono, o sono io che non mi ci trovo o non vanno bene per la mia pelle, questo non lo so, però io non mi ci sono trovata bene né con questa né con altre che ho già provato e quindi queste qui non ve le consiglio. Ho terminato questa maschera di Benefit, è la Porefessional Instant Wipeout Mask ed è una maschera in tessuto per la zona del naso e qui delle guanciotte, è dual side perché ha un lato liscio e uno un po' più ruvidino e dovreste lasciare in posa 15 minuti il lato liscio, dopodiché la girate e andate con movimenti circolari a rimuovere, loro dicono, diciamo, la sporcizia della pelle. In realtà su di me non ha rimosso un fico secco e non ho notato neanche che affinasse la grana della pelle, non ho notato pelle più liscia, non ho notato nulla in realtà, quindi non saprei dare un senso a questa maschera. In sostanza non mi è piaciuta, non la rifarei, non la ricomprerei. Ho finito questo contorno occhi di Origins, è un contorno occhi rinfrescante, illuminante e che dovrebbe sgonfiare la zona delle borse. Io questo qui lo utilizzavo la mattina prima di truccarmi, non è male come base make up, l'unica cosa è che sì, è perfetto per questo periodo dell'anno perché non ho una zona contorno occhi particolarmente secca, però in inverno questo qui per me non basta, nel senso che è molto molto leggero come contorno occhi, quindi va bene se non avete una zona troppo secca. Comunque sia, per il prezzo che ha non è assolutamente male, perché Origins fa dei prodotti con un prezzo anche piuttosto contenuto. Devo dire che in generale mi piacciono i loro prodotti e anche questo qui mi è piaciuto abbastanza. Sicuramente per l'inverno non è l'ideale, ma infatti per l'inverno utilizzo altre tipologie di contorno occhi. Ecco, sempre per quanto riguarda il contorno occhi, ho finito il contorno occhi di Kiehl's all'avocado e questo è il contorno occhi della vita, mi è piaciuto da impazzire, ho già un'altra confezione che ho già iniziato perché questo qui veramente è favoloso, non posso farne a meno. Ha una consistenza molto strana perché quando lo prendete è cremosino e quando invece lo andate a stendere sembra quasi che si fonda perfettamente con la vostra pelle, diventa quasi una consistenza in gel. Però pur essendo leggero, nel senso che voi addosso non lo sentite, da quello che ho riscontrato io va a idratare la pelle e a me piace veramente un sacco, non so quante volte ho detto che mi piace, ma è così, provatelo perché questo non vi deluderà. Sempre di Kiehl's ho terminato l'Ultra Facial Cream, che è una crema idratante in realtà molto semplice, molto basica, però devo dire che nel periodo in cui l'ho utilizzata la mia pelle era molto bene idratata. Questa qui la utilizzavo mattino e sera e mi ci sono trovata molto molto bene, sicuramente è un prodotto che ricomprerei molto molto volentieri. Poi, ho terminato, se così si può dire, questo mascara all'olio di ricino. In realtà questo qui è proprio un prodotto strabocciato, adesso vi spiego perché. Allora, prima cosa, la confezione, ci ho dovuto mettere lo scotch perché si era spappolata tutta, la confezione di plastica si è proprio spaccata ma da sola, nel senso che non è mai caduto il prodotto, si è proprio spaccata la plastica, non mi chiedete come perché non lo so, comunque ecco, per farvi capire, è tutto rotto questo mascara e non l'ho tipo mai usato, l'avrò utilizzato 3 volte e si è spappolato, vabbè. È un mascara trasparente che ho utilizzato tipo per una settimana per andare prima di andare a dormire sulle ciglia, perché io non utilizzo nulla sulle ciglia, però mi avevano parlato bene dell'olio di ricino e quindi ho detto boh, proviamo. A parte che l'olio di ricino mi fa bruciare un sacco gli occhi, quindi su di me almeno è inutilizzabile sulle ciglia, e soltanto olio di ricino con questa confezione pessima che io ho pagato 10 euro, cioè 10 euro buttati nel cesso, e questo qui l'avevo preso da Melissa Erboristeria qui a Torino. Se vi può interessare, la marca è Idrapelle, c'è scritto olio di ricino puro speciale ciglia senza profumi aggiunti. Ecco, questo è il prodotto, mi raccomando non compratelo perché buttate via 10 euro. Ho terminato questo detergente di Youth to the People, in realtà questa qui è una mini size
ed è un detergente viso con tè verde, spinaci e vitamine, e mi è piaciuto veramente abbastanza, devo dire, per quel poco che l'ho provato. Diciamo che l'ho utilizzato per una settimana, mattino e sera, e la pelle era molto ben pulita. Devo dire che l'odore proprio non mi piace, però vabbè, sull'odore si può anche sorvolare. È un prodotto molto valido perché pulisce bene la pelle in profondità e non la secca assolutamente. Non è particolarmente schiumogeno, ma questo credo sia un punto a suo favore. Inoltre, se non siete particolarmente fissati come me sulle profumazioni dei prodotti, può veramente fare il caso vostro, perché è veramente ottimo come detergente. E appunto l'unica pecca che io ci ho riscontrato è il fatto che non profuma, e a me piacciono le cose profumate. Ho terminato la Born This Way, la cipria traslucida di Too Faced. Ci sono 17 grammi all'interno. Mi è piaciuta abbastanza, non è la mia cipria preferita, però è veramente valida, nel senso che per fare baking non secca la zona del contorno occhi, rimane un pochino satinata come effetto, quindi secondo me in realtà per pelli grasse non è l'ideale. E mettete un leggero strato di questo prodotto, secondo me l'effetto è molto carino, perché appunto rimanete un pochino luminose sul viso, e sì, non mi è dispiaciuta, non la ricomprerei semplicemente per il prezzo che ha. La busta è ormai quasi vuota. Ho terminato questa matita per sopracciglia di Yves Saint Laurent. Questa qui è la Couture Brow Slim Eyebrow Pencil, questa qui nella colorazione 5, ed è una di quelle matite che ha la micromina proprio piccolina, con cui riuscite a disegnare anche i peletti. Mi è piaciuta abbastanza, ovvio che secondo me non è assolutamente giustificabile il prezzo che ha, se non per la marca, perché ad esempio le matite di Pupa mi fanno lo stesso effetto e costano molto meno, ma anche solo le matite di Sephora fanno lo stesso effetto e costano, se non ricordo male, 8 euro e qualcosa, quindi non ha proprio senso spendere questi soldi per delle matite che potete tranquillamente sostituire con matite meno care. Per carità, nulla da dire, molto molto bello l'effetto, però appunto non giustifica il prezzo che ha. Purtroppo ho terminato il mascara della vita, questo qui l'ho utilizzato tantissimo quest'estate, e il Pupa Bump Explosive Lashes. E se mi seguite su Instagram sapete quanto l'ho adorato, cioè praticamente in ogni foto ho questo mascara e penso di avervi fatto una testa tanta, perché ve ne ho parlato tutti i giorni tipo. E è veramente ottimo, rilascia tanto prodotto, soprattutto alla base delle ciglia, vi fa delle belle cigliozza piene, corpose come piace a me. È super nero, ha uno scovolino bello cicciottello con questa forma che è leggermente a clessidra, che poi è la forma che io preferisco. Veramente questo qui provatelo, perché io l'ho adorato. Ok ragazzi, allora i prodotti terminati sono appunto terminati. Io spero che questo video vi sia stato di compagnia, ma soprattutto utile, perché vi ho dato un'opinione molto più completa e approfondita rispetto a quello che magari vi dico velocemente su Instagram, perché appunto sono prodotti che ho testato e utilizzato per tanto tempo e appunto sono arrivata a finirli, e quindi appunto ho un'idea molto più completa di quello che è il prodotto per me. E nulla, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.